chiudiamo questo insieme di amici che ci sono venuti a trovare con un giornalista, scrittore, autore del libro L'Italia non è più italiana. È un'inchiesta che indaga su come e perché le aziende di ogni settore finiscono nelle mani straniere. Ogni 48 ore lo straniero si prende un'azienda italiana. Ha dichiarato: chi arriva a fare shopping in Italia non sono gli imprenditori, ma operatori della finanza, fondi di investimento o multinazionali. Alla seconda giornata della conferenza programmatica, Mario Giordano. Vabbè, voi siete già tutti pronti con le bandiere per Giorgia, quindi io non so perché Giorgia ha voluto farvi questo torto alla fine della giornata di rovinarvi i timpani dopo tante voci importanti e potenti con la mia voce fastidiosa e acuta. Vi chiedo scusa fin d'ora. Ogni tanto in TV quando non sanno replicare sui contenuti da Gino Strada ad altri mi fanno il verso, e è vero, ho una voce brutta, siamo io, Rosa Russo Iervolino in Italia che ce l'abbiamo. Vi chiedo scusa, spero di dire delle cose un po' più intelligenti di Rosa Russo Iervolino e fin lì non dovrebbe essere difficile comunque. Sarò breve, no, ve lo dicevo solo per dire breve. Mi chiedevo mentre venivo qui perché sono qui, oltre che per quella energia che ho sentito anch'io, che diceva Giampaolo prima. Oltre all'energia ho sentito anche un'altra cosa in tutti i discorsi che ho sentito anche questa mattina. Cioè è vero che noi qui dentro ci diciamo delle cose, io da giornalisti, candidati da candidati, professor Tremonti da professore, ci diciamo delle cose che a noi sembrano scontate, no? Esattamente come diceva Chesterton, il prato verde, il cielo azzurro, le cose normali. Però dette là fuori sembrano rivoluzionarie. Quando uno va fuori o va in televisione a dire delle cose tipo quelle cose pazzesche che si dicono oggi, che diciamo, per fare un bambino ci vanno una mamma e un papà. Ma che cosa pazzesca che hai detto? È rivoluzionario. Oppure se ti rapinano in casa, io vorrei che lo Stato stia più dalla parte della vittima che dalla parte del delinquente, no? È una cosa pazzesca, pensate che cosa bizzarra. E allora l'altra cosa bizzarra e che ci tenevo a dire davvero rapidamente per non rovinarvi i timpani e anche la fatica di adesso l'attesa di Giorgia è solo questa: la cosa bizzarra e strana che oggi è rivoluzionaria, che dobbiamo dire, che io vorrei che tutti quelli che sono candidati andassero a portare in giro, ma vorrei anche che fosse di più che una battaglia politica, fosse una battaglia culturale di questo paese, e che una banalità, una di quelle banalità che per oggi è diventata rivoluzionaria, e che cioè che difendere il proprio paese è una cosa meravigliosa, difendere il proprio paese è bello, difendere il proprio paese è giusto. E non è che sia, perché oggi se uno dice io vorrei difendere il mio paese, brutto, sporco, cattivo, sovranista, Dio, patria, famiglia, fascista, porco, maiale, di tutte te ne dicono. No, io voglio difendere il mio paese, perché il nostro paese altrimenti viene portato via, davvero io non voglio annoiarvi e non voglio dilungarmi, ci ho scritto un libro per cui potrei stare qua alcune ore ma non mi sembra il caso. Un'azienda ogni 48 ore passa nelle mani degli stranieri e molto spesso gli stranieri hanno comportamento quasi sempre da predoni, cioè vengono, prendi il marchio e scappa. Uno dei casi più clamorosi recenti l'abbiamo visto proprio in questa regione di recente, il caso della Pernigotti, 1860, il cioccolato, ancor prima dell'Unità d'Italia, il marchio, il simbolo dei Savoia nello stemma. Il cioccolato l'hanno preso i turchi e i turchi vogliono spostare il gianduiotto in Turchia, noto paese dove tradizionalmente il cioccolato, no, è un bene tradizionale della Turchia. Ebbene, questo è un caso che è salito alla ribalta della cronaca, se ne è parlato, ma vi assicuro che io ho girato l'Italia in questi mesi e c'è una montagna, una marea, un filo infinita di piccole aziende, dei nostri gioielli, del nostro patrimonio, del nostro paese, che finisce nelle mani di multinazionali, spesso dei fondi internazionali, che poi ovviamente agiscono da fondi internazionali, cioè secondo la logica della finanza, non secondo la logica produttiva
di imprenditore, per cui l'impresa non è solo un valore economico, ma è anche un valore sociale, radicata nel territorio, è legata al suo territorio. Noi abbiamo perso tante aziende, abbiamo perso tutto il settore della moda, abbiamo perso tutto il settore alimentare, non vi faccio l'elenco, sennò vi spaventate. Abbiamo perso i settori strategici dello stile italiano, abbiamo perso le banche popolari grazie alla geniale riforma di quel genio di Renzi. Con la riforma delle banche popolari, andate a vedere che cosa sono oggi le banche popolari, finite tutte nelle mani dei fondi stranieri. Perdiamo i nostri settori strategici, stavamo per dare, forse rischiamo ancora di dare, la nostra tecnologia di telecomunicazioni 5G ai cinesi, noto paese democratico, anche questo. No, allora noi stiamo perdendo gli strumenti essenziali per gestire l'economia, stiamo perdendo gli strumenti essenziali non solo per l'occupazione, che è un dato fondamentale, ma anche proprio perché se non hai più la siderurgia, se non hai le telecomunicazioni, se non hai la finanza, se non hai la meccanica, se non hai niente, come la fai la politica industriale del tuo paese? Ma vedete, non è solo un problema economico, è ancora prima un problema culturale. È il problema che noi non stiamo perdendo solo le aziende, stiamo perdendo i nostri beni storici, stiamo perdendo i palazzi, stiamo perdendo le isole, stiamo perdendo l'ex poligrafico di Stato di Roma, e dentro oggi ci sono i cinesi, il bosco verticale, simbolo della nuova Milano e di proprietà del Qatar. Il Palazzo della Gherardesca e l'Hotel Baglioni, i palazzi storici di Firenze, sono degli arabi, l'isola di San Clemente a Venezia, dei turchi. I nostri vigneti non sono più nostri. Sono andato qui, vicino ad Alessandria, alla mia terra, a Cuccaro, e c'è un bellissimo vigneto col grignolino. Dico, ma di chi è? Dei cinesi che fanno gli ascensori. Gli ascensori, i cinesi! Come fanno il grignolino? Si perdono le tradizioni! Perdiamo i terreni, perdiamo le tradizioni del nostro cibo. Allora io non ho niente contro la cucina etnica, per l'amor del cielo, ho 4 figli e quindi mi ci portano anche di tanto in tanto, però non è possibile che noi siamo vittima di quello che io chiamo non il Ku Klux Klan, ma il couscous clan. Ormai se non mangi etnico non sei più niente, tu perdi le ricette tradizionali, le ricette della nonna, li perdiamo. Perché siamo dal cibo, perdiamo i nostri prodotti tradizionali. In queste ore, mentre noi parliamo, in Puglia si stanno tagliando delle piante di agrumi, perché rende più vendere il legno che non gli agrumi. E sapete perché rende più vendere il legno che non vendere gli agrumi? Semplice, perché gli agrumi arrivano dal Marocco, e arrivano dal Marocco a basso costo, molto più insicuri sulle vostre tavole. Quindi noi ci mangiamo della merda, scusate il francesismo, e in più distruggiamo le nostre piante. È geniale, però tu non lo puoi dire, non lo puoi dire che difendi la tua terra. Andiamo perdendo, lo si diceva prima, l'ha detto anche qualcuno, la nostra lingua. Non si parla più in italiano, ormai si parla un linguaggio strano, misto, ma ogni due cose ci mettono un po' l'inglese, poi ti fottono con l'inglese. Hanno detto, adesso c'è, io ho sempre mangiato il panino in mezzo alla strada, la salamella, buonissima. Adesso lo chiamano street food e te lo fanno pagare 10 volte tanto perché è più figo, no? Sono andato da un gli ho detto, tu che cosa fai? Mi ha detto, io sono il visual project manager. Cosa vuol dire? Il grafico. Sono andato da un altro e ho detto, tu cosa fai? Io faccio il logistic account executive, il magazziniere, capito? È che è più figo, ci fottono con la anche le leggi. Adesso hanno provato, bellissima lei, per carità, non mi permetto di parlarne male, sennò diventa il revenge porn, bellissima. Ma perché porno vendetta? Esiste l'italiano? Perché noi dobbiamo parlare di flat tax, job act, stepchild adoption, voluntary disclosure, spending review? Io ogni tanto ho l'impressione che si scrivano i titoli in inglese per non far capire che i testi sono scritti in aramaico, così nessuno capisce mai quello che c'è scritto dentro. Ma
ripeto, la faccio breve, stiamo perdendo l'economia, stiamo perdendo la cultura, stiamo perdendo i nostri beni storici, stiamo perdendo il nostro cibo, stiamo perdendo le nostre tradizioni, stiamo perdendo gli italiani, anche qui si è detto, uno ogni 5 minuti va all'estero, un italiano ogni 5 minuti va all'estero, e in cambio noi cosa facciamo? Esportiamo giovani laureati che molto spesso abbiamo formato investendo anche un sacco di soldi. Perché formare un medico costa un sacco di soldi, poi noi lo facciamo andare via perché magari qui in Italia facciamo i corsi un pochino truccati, come insegna la vicenda in Umbria di queste ore, perché magari non vanno avanti quelli più bravi, ma quelli che gestiscono la sanità in un certo modo, e dopodiché abbiamo fatto andare via i giovani più bravi che abbiamo fatto, cosa facciamo? Apriamo alla manodopera non qualificata, immigrazione incontrollata, no? È questo il famoso modello Riace, che al di là delle responsabilità penali di quel sindaco Mimmo Lucano, detto Mimmu Kurdu, ne risponderà Mimmu Kurdu, ne risponderà un sindaco che viola la legge, si qualifica da solo per me, ma comunque al di là di questo il modello Riace è questa roba qua, attenzione. Il modello Riace è un paesino che ha costretto tutti ad andare via, se ne sono andati via tutti, anche i figli del sindaco, persino la moglie del sindaco, e la capisco se n'è andata via conoscendo il sindaco, sono andati via tutti, e cosa fai? Fai arrivare manodopera e fai arrivare immigrazione clandestina. Il paese di Riace è gli italiani che vanno via e gli immigrati che arrivano al posto loro. Non è un caso che Mimmu Kurdu sia un idolo della sinistra, della finanza internazionale, sia finito in cima alle classifiche di Fortune come uno dei personaggi più influenti del mondo. È quello il modello d'Italia che vogliono? Il modello di Riace non è il modello che mi piace. Allora chiudo dicendo, dobbiamo fare una cosa banale. Difendere l'Italia. Mi piace questa idea. Andiamo in Europa, io voto italiano. Perché l'Europa non ha difeso l'Italia. Noi dobbiamo imparare a difendere l'Italia. Vedete, ci hanno raccontato un sacco di balle in questi anni, io me ne sento anche un po' responsabile nei confronti dei miei figli. Quando ci dicevano, con la globalizzazione ci guadagneranno tutti, è il mondo perfetto, è il mondo aperto, con l'Europa vogliamo le frontiere, la generazione che gira, ci guadagnate tutti, è meraviglioso, tutti, non è vero, è una balla, anzi, è vero esattamente il contrario. Proprio in un mondo che si apre, proprio nel mondo che ha più contatti con il mondo, proprio in un mondo che è più globalizzato, in cui ognuno di noi in un attimo è in collegamento con tutto il mondo, in cui arrivano i cinesi, la via della seta, arrivano gli arabi, si vogliono portare via la scala e mettere magari il burka, la madonnina. Proprio in questo momento qua è importante come non mai la difesa delle proprie radici, di quello che noi siamo, ed è una difesa che non spetta solo alla politica, spetta a ognuno di noi deve difendere quello che eravamo, le nostre tradizioni, Dio, patria e famiglia. Mi spiace onorevole Cirinnà, e scusate se ho detto Cirinnà, non è una vita de merda, Dio, patria e famiglia è l'unica via possibile per salvarci, perché vedete, e chiudo davvero, nel momento in cui noi ci rapportiamo sempre più facilmente con il mondo, la globalizzazione, l'immigrazione, se noi dimentichiamo chi siamo, se noi perdiamo le radici, se noi ci facciamo sradicare, noi non abbiamo un contatto con gli altri come vi raccontano, non abbiamo un rapporto, non abbiamo un dialogo, perché se tu non sai chi sei, come fai a dialogare con un altro? Per dialogare devi sapere chi sei, da dove vieni, devi essere forte nella tua identità, e allora dialoghi. Perché se tu vai incontro agli altri dimenticandoti chi sei, non avrai dialogo, avrai solamente la sottomissione o peggio ancora la scomparsa, e io di scomparire non ho nessuna voglia. Grazie. Grazie al direttore Mario Giordano.